Bianca Berlinguer, addio alla Rai ufficiale. Chi la sostituirà a Carta Bianca? Nonostante il corteggiamento della TV di Stato, Bianca Berlinguer ha deciso. Si è dimessa dalla Rai per approdare a Mediaset. Con una lettera, Berlinguer ha ringraziato l'azienda con cui ha lavorato 34 anni in piena autonomia come conduttrice e direttrice. A questo punto, non resterà altro da fare che procedere con le pratiche per la risoluzione del contratto. La Rai ha augurato il meglio a Bianca Berlinguer per il proseguimento della sua carriera professionale e, intanto, perde un altro grande nome. Un volto che si aggiunge alla lista delle fuoriuscite come Fabio Fazio e Lucia Annunziata, a conclusione della stagione televisiva 2022-2023. Roberto Sergio, l'amministratore delegato della Rai, era in attesa di sapere cosa avesse deciso Berlinguer, ma il suo silenzio ha lasciato intendere che era in corso un cambiamento. La Rai le ha fatto una controfferta economica per trattenerla, ma Berlinguer aveva già deciso di approdare a Mediaset. La Rai a caccia di una sostituta. La Rai è alla ricerca della conduttrice che prenderà il posto della Berlinguer per il talk politico di Rai 3. Per ora, la candidata favorita pare sia Monica Giandotti, giornalista congedata dalla conduzione di Agorà, in stand-by per un nuovo incarico in Rai. L'addio ufficiale di Bianca Berlinguer rappresenta una grande perdita per la Rai. La sua competenza ed esperienza hanno contribuito non poco a rendere il talk di approfondimento politico un successo. Chissà come si evolverà nella prossima stagione televisiva con la conduttrice che verrà scelta in sostituzione della Berlinguer. D'altra parte, sarà interessante scoprire quale sarà il nuovo percorso professionale a Mediaset della figlia di Enrico Berlinguer. La Rai si sta lasciando scappare molte conduttrici. A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.